10 indicatori statistici per misurare la sostenibilità delle imprese. La comunicazione del no profit passa attraverso i social network. È cresciuto in Europa il tasso medio di riciclo del vetro. Cresce l'attenzione delle imprese al bilancio di sostenibilità, ma la soggettività in termini di rendicontazione riduce la possibilità di procedere a confronti interaziendali. Per questo Istat e CSR Manager Network hanno presentato un set di indicatori di sostenibilità che, se adottato dalle imprese, potrebbe consentire per la prima volta di misurare e comparare le performance ambientali, sociali e di governance delle aziende italiane. Il progetto di oggi determina proprio questo ponte tra gli indicatori aggregati e gli indicatori che le singole imprese elaborano secondo gli schemi, per esempio, del Global Reporting Initiative sulla sostenibilità e su altri aspetti del valore complessivo che un'impresa produce per una collettività. Per questo è così importante, perché in questo modo noi riusciremo a offrire alle imprese la possibilità di confrontarsi tra di loro attraverso un confronto tra gli indicatori della singola impresa e quelli del settore a cui appartiene. Tra gli indicatori troviamo il valore economico diretto complessivamente generato e distribuito dalle singole aziende, le variabili della sostenibilità ambientale, quali l'uso delle fonti di energia, la quantità di emissioni di gas serra e gli investimenti di carattere ambientale e dimensioni essenziali della qualità del lavoro. Per le imprese questo è un vantaggio considerevole, perché vuol dire che invece di confrontarsi solo con se stesse, essenzialmente sulla propria storia, e porsi obiettivi di miglioramento relativi al proprio passato, si potrà cominciare a ragionare anche di confronti con altre imprese e con le loro performance. Le campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi delle organizzazioni del terzo settore passano sempre di più attraverso i social network. Nel 2012 in Europa sono stati raccolti circa 300 milioni di euro, lo rileva la ricerca della Fondazione Sodalitas. Il tasso medio di riciclo del vetro nell'Unione Europea è cresciuto. Nel 2011 sono stati raccolti più di 11 milioni di tonnellate di vetro e l'Italia si piazza al quarto posto. Lo rileva la Federazione Europea dei Contenitori in Vetro. È il sindaco di Lecce, Paolo Perrone, il più amato d'Italia tra i primi cittadini. Lo rileva l'indagine Monitor Città dell'Istituto di Ricerca Data Monitor sull'apprezzamento dei sindaci. Seguono sul podio i sindaci di Como e Salerno.